Sono passati diversi giorni, se non settimane, o forse mesi, può essere, sì, dall'ultima e prima volta dove ho fatto qualcosa nel mondo dei camion, nel mondo di Euro Truck Simulator. Avevo provato la demo scaricabile gratuitamente su Steam, vi consiglio di farlo anche a voi, perché è un gioco che non mi convinceva sulla carta, ma poi, cavolo, quando l'ho provato meritava davvero, tant'è che alla fine ho deciso di comprarlo, cioè in realtà non l'ho ancora comprato, perché oggi, dato che SCS non ha prodotto solo la versione europea di questo simulatore di guida, consegne, corriere di camion, ma ha prodotto anche la versione americana, e io effettivamente avrei più un debole per le cose americane, mi piacciono di più. Però ammetto che quasi tutti mi avete detto che la versione europea è più bella. Questo non lo so. Oggi voglio provare la demo gratuita di American Truck Simulator. Euro Truck l'avevo provato con Thrustmaster e oggi invece American lo proviamo per la prima volta con un direct drive, e parlo di C-Magic Alpha Mini, che tra l'altro hanno studiato apposta dei setting per Euro Truck. Vabbè, penso che vadano bene anche per American. Si parte, ragazzi. Direi di partire. Ci voleva l'abbigliamento da camionaro, no? Però non c'ho voglia di mettere il cappello. Posso mettermelo? Sì, figo, aspetta. Oh, cogliamo l'occasione per usare il cappello C-Magic. Sì, è un'interfaccia un po' vecchietta, però beh, diamole fiducia. Su Eurotruck mi ero messo Fausto Panino, ci vuole qualcosa di un po' americanizzato, tipo Tim Burger. Le facce sono le stesse, andiamo a scegliere sempre lui. Ecco, la cosa figa, pur io non sapendo praticamente nulla di camion, né europei né americani, la cosa figa è che qua i camion sono quelli americani e c'hanno molto più stile. Come azienda avevo messo la tanto chiudo SRL, qui facciamo la Tax Free Inc. Modulo della mappa mi fa scegliere solo California e è proprio lì che volevo andare, quindi va benissimo. Per la scelta del cambio, tutti mi avete detto che ormai i camion hanno praticamente tutto il cambio automatico. Io, ok, ci credo, questa cosa un po' mi dispiace perché il cambio ad H ce l'ho e mi piacerebbe utilizzarlo. Facciamo che, visto che ho provato e valutato una demo di Euro Truck col cambio ad H, lo facciamo anche con American. Da dove vuoi cominciare? Beh, vedo già che c'è Los Angeles. Scelta facile. Ma in realtà si potrebbe anche fare San Diego. Dai ragazzi, questa parte del mondo è fighissima. Io non so se ci siete mai stati in America, io ho fatto nel 2013 il viaggio di nozze proprio da quelle parti e avevo un'auto noleggio ed è stata il viaggio più bello della mia vita. Bellissimo, anche guidare piano in mezzo al deserto è spettacolo. È forse per questo che mi piacerà di più la versione American di Truck Simulator. In teoria non dovrei aver bisogno del tutorial, ma è passato davvero troppo tempo dalla prova su Euro Truck, quindi mi farò i miei 5-10 minuti così a ricordarmi i pulsanti e poi ci vediamo col primo incarico. Allora, appena finito il tutorial è stato un disastro, non so perché, ma ho fatto molta più fatica qui con gli americani rispetto a Euro Truck. Non so il motivo. Siamo al nostro quartier generale e andremo a scegliere il nostro primo incarico da dipendente, quindi qualcuno ci chiede di fare qualcosa. Non c'è quello che trasporta i DVD non imballati, tra l'altro, e poi li passano sotto le Civic, sotto il rimorchio, no? Beh, autoricambi per esempio mi piace. Los Angeles a Bakersfield. Eccoci allora con il nostro primo incarico. Questo è il nostro mezzo, per quello che si vede. È acceso, perfetto. Sono andato molto male nel tutorial. Non riuscivo assolutamente a far manovra col rimorchio, è un mio grosso limite. Vediamo se adesso in questa missione ufficiale riuscirò a fare un po' meglio. Già per uscire da qua non voglio toccare dentro agli altri rimorchi. Andiamo piano. Qui c'è un Range Rover di qualcuno. Sì, se sentite grattare è normale. Non so perché, io ho messo i dettagli praticamente al massimo, ma si vede peggio di Euro Truck. Euro Truck era nitido, era bello dettagliato. Questo non mi ispira. Ok, siamo usciti senza danni. Devo andare a sinistra. C'ho anche le frecce, quindi mettiamole. Ma mi sembra che quello sia un semaforo, quindi aspettiamo. Saltiamo qualche marcia, se no non si muove più sta carretta. Facciamo solo le marce pari, ok. Una cosa che mi hanno detto è che dovrebbero andare un po' più forte sti camion. Vai in settima.
Sì, mi sa che comunque il discorso del cambio automatico subentrerà presto. Siamo in decima a bene 40 orari. Quindi dobbiamo andare sulla destra. Vedete, non è proprio fantastica comunque l'ambientazione, non lo so. Ho impostato anche la visuale qui, perfetto. Quello vorrebbe passare, ma noi ci sbattiamo. No! Da dove cazzo sei spuntato tu, maledetto? Ma io ho dato la precedenza. Dai, passa, levati adesso. Come facciamo a uscire da qua, mo? C'è la constatazione online dopo, ti aiuto io. Sinceramente avevo guardato, però mi ero un po' addormentato prima di passare, quindi ci sta. C'è un Wrangler che sta rimorchiando una barca, credo. Qui siamo a Beverly Hills, no, non è vero, non lo so dove siamo. Io in realtà volevo farmi un giro nel deserto, però ci sarà tempo anche per fare quella tratta, tipo la Route 66, quanto dovrebbe essere figo. In ottava, ho fatto un terzo ottava. Allora, il piacere del camion c'è sempre. Forse la prima volta mi aveva stregato un po' di più il gioco, ma reputo che la parte più interessante di tutte è la gestione del rimorchio, soprattutto perché io non sono capace. E ogni minima conquista è per me un traguardo indescrivibile. Sono 62 orari, eh. Non so perché mi fa fare un giro incredibile. Com'è modesto, proprio sobrio, non mi piace. Vabbè, ma in America non sono spacconi come in Italia, siamo tranquilli. Vedo che c'è un simbolino della benza. Forse il problema è quello, che devo andare a far benzina. Cos'è passato male però? Ma non riuscirò neanche a piazzarmi. No, però forse sì. Piano, che non ho molta esperienza. Premi il tasto seguente per spegnere il motore. Spegni. Ah, devi tenere premuto per mettere tanti galloni. Quanto tempo lo tieni? Vai il pieno. Vabbè, ho caricato un po' di litri. Un po', che nel senso che mo non capisco neanche più come andare a vederle. 186 litri abbiamo fatto, 313 dollari. Massimo, in America la benzina costa poco, cioè. Andiamo, gli elaboratori di auto e di corse clandestine attendono i loro pezzi modificati. Guarda i men at work, guardali lì tranquilli come non fanno niente. Mangia ciambelle. Vediamo di non grattare. Comunque sono già diventato molto più bravo di prima. Almeno sulle misure. Ma questo è il quartiere 90210? Direi che va bene 47. C'è anche il cruise control da attivare volendo. Guardate che mezzi intanto. 234 km residui. Quindi ce n'è un bel po' di strada da fare. Mi dice 3 ore e 7 minuti. Che non penso siano realistiche, ma saranno tempo di gioco. Spero. Sì, questa parte qua è un po' noiosetta. Forse è meglio girare per le strade di Inverno, nella parte italiana. Attenzione che ci sono i lavori, piano piano piano. Qui andiamo a prendere l'autostrada, mi sa, finalmente. Guarda, mi fido e la faccio senza dare la precedenza. Usiamo anche le marce sopra la tredicesima. Vediamo quanto fa sto mezzo adesso, perché qui il limite forse è anche un po' più altino adesso, infatti non mi segna più i 50. Ecco, era 90 al limite, lo stiamo superando. Facciamo che me ne sbatto le balle e tiriamo un po' sto camion. 17esima. Qui giustamente i chilometri diminuiscono più in fretta. 18 marce. È 120 comunque, anche di più sta facendo. Ecco, qui uscendo da Los Angeles, teoricamente andiamo ad addentrarci un po' in quell'ambientazione un po' desertica, credo. Con questo camion, con quella bestia. Pensavo mi entusiasmasse di più, ma voglio dargli un po' più di tempo. Forse perché manca le rotonde o non percepisco quel clima italiano, un po' da trasgressione, dalla guida un po' inventata, no? Come siamo abituati noi a fare, comunque siamo a 149 all'ora. Non so, non mi dice così tanto come Euro Truck. No, fa anche di più, 155, ma quanto cacchio, allora va. Superamento limite di velocità di 69. Ma ha fatto 500 dollari se non ho visto male di multa, ma dai! Ma c'era un Velox. Vabbè, sono nel torto. E come vedete, l'ambientazione inizia a farsi desertico, rocciosa un pochino. Oh, che cosa è successo? No, gli sbirracci hanno fermato
L'ha fermato. Ma dai, ma poi per... Scusa, l'ha fermato e andava, gli andava a fuoco il motore. Comunque facevano paura, eh. Avevano quei SUV un po' americani. Questa qui è la Charger nuova. I modelli delle auto sono interessanti. Tiriamo dritto ancora per 84 km. Mi strombazzo pure a sto scemo. E muoviti. Attenzione perché segnalato Bakersfield. Manca 25 km. Infatti mi dice di uscire. Qui c'è la precedenza, però facciamo le cose fatte bene. Ok, qui è libera, eh. Abbiamo visto che è libera, vai. No! Madonna mia! Cos'era una Mustang Cabrio quella? La Merina. Guardate che mezzi però consoni alla location, mi piace sta cosa. Sono già lì pronti a ridere per come scaricherò questo carico di autoricambi usati, no, usati no. Sono i turbo che vanno a comprare gli ispanici per le loro Civic. Ho fatto una lista tra di tutto, dicono che i bianchi sono veloci. No! Sbirri! Dove sono? Ho preso l'altra multa. Oh, speravo che mi fermassero con la paletta, invece niente. Non so se vado inutile questo viaggio. Qua c'è un sacco di gente comunque. Va lì che movida. Va lì. Allora, qui a sinistra mi dice, cominciamo a segnalarlo. Ma è qui? O quella dopo? È qui? Ok. Ah, ecco qua. Eh sì, qua dove lavorava Brian. Al Voltison Motors. Da Harry. Allora, premi il tasto per gestire la consegna, vai. Sì, lo parcheggio dove vuoi. Non riuscirò mai, ci metterò un'ora adesso. Devo andarlo a piazzare lì a sinistra, dove vedete la bandierina. Allora, proviamo a passare dentro qui. Che c'è il tipo. Gli ho una suonata che lo conosco, questo è John. Ciao John, tutto a posto? Cosa sta facendo? Cosa fai? Ah, lavi? Ma è pulito, lascia in pace quei vetri. Lì davanti stanno modificando gli impianti con nitrometano. Allora, cerchiamo di prenderla un po' larga, perché sennò vado a picchiare. Vediamo se... Spero di non sbattere. Ah, per saltare la manovra... No, non la voglio saltare, non la voglio saltare. Ma che sto sbattendo? Ma che... No! Ora, in questo video vedrete sicuramente un montaggio delle mie manovre. Ma poi alla fine vi dico esattamente quanto ci ho messo. Ho toccato dentro come un pirla, ma come esco da qui? Che tocco, sto toccando un pelino. Eh sì, vabbè, sono libero. Allora, però adesso mi sono messo da questa parte, ma è inutile. Ok, io devo metterla lì di fianco a sinistra. Non ho la minima idea di come si faccia. Ok. Parti non mo... No, dove sta andando? Ma non posso fare sta cosa. Ah, è difficile usare le mie morte, ragazzi, è difficile. Piano, guarda. Proviamo a ripartire. Dai, che ci piace, cominciamo a capirci qualcosa, forse. Dietro sto andando totalmente a fiducia perché non vedo niente. Allora, io me la sto prendendo in maniera facile, non, in teoria non avrei il diritto di guardarmi dall'alto. Ok, ci siamo raddrizzati. Ma che non l'ho toccata. E adesso andiamo di dietro. Ok, cominciamo a rimorchiarlo così. Ma che vada a sbattere, ma che vada a sbattere, ma che somaro. Ok. No, la parte sbagliata. Certo che non è mica facile parcheggiarlo lì qualcosa. E poi siamo sicuri che lo voglio in retro. Ma che filo che sto facendo nello specchietto? Sono vicino. Sento ostruzionismo, sta che sto toccando. Ai 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 ai. Ok, piano. Andiamo. Ok, adesso mi metto così, dovrei farcela. No. Ma dai, ma un posto più difficile non c'era, ragazzo. Aia! Sapevo. Vai. Vai che c'è. No, che tocco davanti. Vai che ci siamo, va che l'abbiamo messa quasi bene. Adesso mi raddrizzo, ma si stacca il rimorchio. Oh, che si stacca!
Dico io, ma una banchina, un posto normale, no? Qua devi scaricare, che poi chi cacchio lo va a prendere che non c'è neanche un muletto. Ho fatto sta mossa per la 20ª volta identica. Dai, qui va bene, prenditelo così com'è. Ci ho messo esattamente 17 minuti per poi arrivare al risultato saltando la procedura, cioè, boh. Non lo so, un posto più difficile non potevo trovarlo. Addirittura eccellente valutato questo mio lavoro. Boh. $2,752 portati a casa, che non ho capito se sono netti oppure è un incasso da scalare poi tutti i danni. Non sono pochi, quale multe non ne parliamo. American Truck Simulator. Questa era la demo, era un primo incarico, così eseguito in maniera molto leggera, senza prendersi mai troppo sul serio. Mi aspettavo un po' di più, specialmente dal comparto grafico. Io non ho capito se ho sbagliato qualcosa nelle impostazioni, anche se non ve l'ho fatto vedere, ma ho messo tutto al massimo. Io gioco in 2K. Però i dettagli delle mappe di Eurotruck, perlomeno l'Italia dove ho girato io l'altra volta, mi sembravano fatti molto meglio. Mi piace stare in California, ovviamente, però non lo so. C'è qualcosa che non mi ha attirato e qualcosa che mi ha lasciato un po' così. Questo non significa che non mi piaccia American Truck. In generale la serie di Truck Simulator mi piace e quindi devo scegliere cosa comprare. Aiutatemi voi, farò un sondaggio. Intanto me lo potete già magari anticipare nei commenti dicendomi anche perché. Ma domani farò uscire un sondaggio sul quale secondo voi debba essere la scelta più giusta. Senza dire entrambi i giochi perché è già buona se ne porta avanti uno. Io penso poi di fare video un po' così abbastanza leggeri senza fare una grossa carriera manageriale di chissà cosa, poi vediamo se magari buttarcelo dentro anche in live si può fare. Ditemi la vostra. Eurotruck o American Truck? Qual è meglio secondo voi? Perché? E io poi farò l'acquisto. E chiaramente ditemi se questa serie possa interessarvi. Grazie a tutti, saluti da Mapo, ciao! Ma la prossima volta cambia automatico e basta fare il figo cambia d'H perché... No.